felicissimo di aver scelto la Sampdoria perché sono convinto che mi permetterà di poter lavorare in una determinata maniera, con la possibilità di far crescere anche i tanti giovani che ci sono in squadra. E nello stesso tempo ho visto grandissimo entusiasmo dalla parte della società, principalmente dal presidente Ferrero, dallo stesso Romeo e dal direttore sportivo Osti, che ritrovo con grande piacere dopo la breve esperienza avuta con lui a Lecce. Contentissimo di questa scelta, con grandissima voglia di ripartire. Il corteggiamento del presidente Ferrero è stato veramente assiduo, alla lunga anche piacevole, perché mi ha voluto fortemente. Essere desiderati è veramente importante. Adesso sta a me dimostrare che lui ha fatto la scelta giusta. Già in passato ho avuto dei contatti con la Sampdoria, però alla fine io poi ho scelto prima di tutto di rimanere al Sassuolo e poi di fare questa bellissima esperienza a Roma. Adesso torno, tra virgolette, in una città un pochino più piccola, ma che ha una grande storia dietro, e sono convinto di poter fare insieme a loro qualcosa di importante. Mi è piaciuto il fatto, come ho ribadito anche prima, che la società mi abbia voluto fortemente. Questo è stato poi quello che mi ha spinto a scegliere principalmente questa squadra. Il fatto che Genoa sia una città di mare a me fa solo che piacere, perché io vivo al mare, sono di Pescara, e mi piace svegliarmi una mattina e vedere, affacciarmi e vedere il mare, insomma, anche se a volte può essere non una bella giornata. E di questo sono molto felice, sono convinto che avrò un gran feeling con questa città. Il fatto che l'intera piazza sampdoriana abbia accolto con grande piacere il mio arrivo mi responsabilizza nel modo giusto, anche perché fa parte del mio lavoro. Io credo che professionalmente, qualsiasi squadra si alleni, bisogna sentirsi integrati nel contesto. Io già mi sento, come vedete indosso già la maglia della Sampdoria, per me è motivo di grande orgoglio. Per questa stagione mi aspetto un grande miglioramento, ma in generale, volendo anche della classifica, è un po' l'obiettivo di tutti quanti noi, specialmente quando si parte. Poi le partite vanno giocate, le stagioni bisogna viverle, e credo che portare grandissimo entusiasmo all'interno della squadra, cambiare anche qualcosa a livello tattico, che diventa fondamentale per ridare entusiasmo in generale. Voglio una squadra brillante, viva, competitiva, che vuole fare la partita. E credo che la Sampdoria abbia già questo DNA. Io devo solo lavorare sulle mie idee e cercare di trasmetterle ai miei calciatori. Come sistema di gioco partiremo inizialmente da un 4-3-3, che può essere modificato a partita in corso a seconda delle situazioni che si verificano. Però mi piace dare un'identità alla squadra. Questa squadra aveva già prima col 4-3-1-2 una forte identità. Io voglio dargliela col mio modo di giocare e con i miei pensieri. Cambierà qualcosa, perché le caratteristiche anche dei giocatori che dovremmo mettere dentro saranno un po' differenti da quelle che abbiamo adesso in rosa. Se penso alla Sampdoria, penso alla grande tifoseria, al grande pubblico, alla bellezza dello stadio, che magari non è nuovo, però ti dà il piacere di giocare in uno stadio del genere. E nello stesso tempo alla Grandinata Sud, dove c'è un grandissimo entusiasmo che riescono a trasmettere alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Ma mi ricordo col Sassuolo una partita che vincevamo 2-0, dominandola pure, qualche anno fa, poi l'abbiamo persa 3-2, una squadra trascinata dalla Gradinata Sud, e credo che, mi auguro che possa succedere anche a noi, magari non sotto di 2-0, che potrebbe diventare più difficile, però il fatto di sentire la gente sempre dalla propria parte fino alla fine è molto importante, sia per me come allenatore che per i miei calciatori. Colgo l'occasione per fare un grandissimo saluto, a presto ai tifosi della Sampdoria. Un abbraccio grande da mister Eusebio.